Chi ci può più prendere sul serio quando siamo così distanti da quello che eravamo? Il nostro strano comportamento e il nostro parlare incespicante cambia la percezione che gli altri hanno di noi e la nostra percezione di noi stessi. Noi diventiamo ridicoli, incapaci, comici. Ma non è questo che noi siamo. Questa è la nostra malattia. E come qualunque malattia, ha una causa, ha un suo progredire e potrebbe avere una cura. Il mio più grande desiderio è che i miei figli, i nostri figli, la prossima generazione non debba affrontare quello che io sto affrontando. Ma tornando all'oggi sono ancora viva. So di essere viva. Ho delle persone che amo profondamente. Ho delle cose che voglio fare nella vita. Me la prendo con me stessa, perché non riesco a ricordarmi le cose. Ma ho ancora dei momenti nella giornata di pura allegria, di gioia. E vi prego, non pensate che io stia solo soffrendo. Seppure sto soffrendo, io mi sto battendo. Sto lottando per restare parte della realtà. Per restare in contatto con quella che ero una volta. Così vivi il momento, è quello che mi dico. È davvero tutto quello che posso fare. Vivere il momento. E non massacrarmi più del necessario. E non massacrarmi più del necessario per imparare l'arte di perdere. Una cosa che cercherò di conservare è il ricordo di aver parlato qui oggi. Se ne andrà. Lo so che se ne andrà. Potrebbe essere già sparito domani. Ma è talmente importante poter parlare qui, oggi, come la mia vecchia, ambiziosa me stessa che era tanto affascinata dalla comunicazione. Grazie di questa opportunità. Ha un'importanza enorme per me. Grazie.